C'è una prassi della lingua biforcuta che non può più essere accettata perché è un inganno ai cittadini. E io penso che questo noi lo dobbiamo dire con grande chiarezza, così come dobbiamo dire con chiarezza che, guardate, non è affatto vero che la Lega abbia archiviato il tema, diciamo, della separazione della secessione. Non l'ha mai archiviato. Ha scelto un'altra strada. Quando l'ha posto in modo brutale come secessione istituzionale, si è trovato, come dire, si è trovato isolato. E allora ha scelto un'altra strada, e la strada è quella di alimentare, e adesso farò degli esempi, una sorta di secessione sociale finalizzata a, da un lato, separare il nord sempre più dal sud, dal resto del paese, non solo dal sud, e separare nel nord chi è italiano da chi non lo è, in ragione tale che a un certo punto una secessione anche istituzionale possa sembrare perfino, come dire, naturale e logica conclusione di un processo. Faccio processi di attenzione? No, vi faccio degli esempi. Pensate da agosto ad oggi una serie di proposte che la Lega ha avanzato. Gabbie salariali. Gabbie salariali con un obiettivo. Separare il nord dal resto del paese nella distribuzione del reddito. Va pensiero. Può sembrare una banalità, non è una banalità. Separare il nord dal resto del paese in un elemento dell'identità. Esame di dialetto per gli insegnanti, non parlare dialetto, io lo parlo e mi piace anche, ma l'esame di dialetto è un'altra cosa. È introdurre un filtro nella selezione del personale formativo del paese, ancora una volta un elemento di separazione. E via di questo passo. Sono forme di tutte norme e proposte ispirate a una sorta di secessione sociale, tesa a, come dire, allontanare, allargare il varco che c'è tra il nord e il resto del paese. Perfino lo slogan, guardate, lo slogan di Zaia va letto bene, eh? Quello che dice prima il Veneto, che vuol dire prima il Veneto come territorio rispetto all'Italia. Prima il Veneto rispetto agli immigrati e rispetto ai cittadini, prima il Veneto rispetto a chi non è nato nel Veneto, cioè è uno slogan ispirato da una logica, no? Di separazione. Allora, io penso che questo noi lo dobbiamo dire le cose, perché guardate, alla fine noi in questi anni abbiamo concesso alla Lega più di quello che bisognava concedere, con il fatto che naturalmente principale responsabile del dissesto del paese era Berlusconi. Giustamente abbiamo concentrato la polemica contro Berlusconi e continuiamo a farlo perché, diciamo, ha la responsabilità di dissestare questo paese ogni giorno. Però attenzione che nel dissesto del paese la Lega non ha una seconda parte, contribuisce in modo abbastanza significativo. E io penso che, tra l'altro, ho visto che Zaia fa una campagna elettorale che dice che bisogna cambiare. Sono 15 anni che governano qui, cioè se uno deve cambiare, cambiano allora. E poi che cosa vuole cambiare Zaia rispetto al Galan? Ce lo vuole dire che almeno, no, perché se cambia tutto possiamo votarlo anche noi, vediamo, insomma, vogliamo capire se... Però, cioè, è come dire una logica populistica in realtà. Sono quegli slogan in cui, che, come dire, equivalgono al basta, cambiare tutto, e sappiamo dal Gattopardo che quando si dice cambiare tutto lo si fa per cambiare quasi niente, quindi, diciamo, da questo punto di vista io credo che noi dobbiamo essere molto netti e mettere in guardia, diciamo, l'elettorato dal fatto che coloro che appaiono come dire, diversi, perché si presentano così, non quelli della Lega, che loro sono quelli diversi, non sono diversi affatto, sono partecipi fino in fondo delle politiche di questo governo, del modo con cui questo governo dissesta ogni giorno il paese. Sono partecipi in fondo di tutte le scelte che sono state fatte. Non c'è un solo provvedimento di tutti i periodi in cui Berlusconi è stato al governo in cui la Lega non abbia votato insieme a Forza Italia prima o Popolo della Libertà poi, sempre. Quindi è inutile che vengano qui a dire non possiamo fare tutto quello che vorremmo perché là c'è Berlusconi. No, quando sono là gli tengono la coda dalla mattina alla sera e votano con Berlusconi senza nessuna remora, senza nessun problema. Quindi c'è proprio una, come dire, pratica che è tipica del populismo, insomma, no? Di cavalcare una tesi al suo contrario in modo abbastanza spregiudicato e ingannevole, che io penso noi dobbiamo denunciare. Poi
sappiamo benissimo qual è la potenza, diciamo, evocativa degli slogan, quindi figuriamoci, sappiamo bene che non è semplice. Tuttavia io penso che noi dobbiamo questo dirlo. E io penso che noi dobbiamo fare una battaglia perché anche nel Veneto si apre una prospettiva diversa. Io resto convinto di una cosa che ho sostenuto anche mesi fa, e cioè che la scelta di un candidato come Zaia ha aperto contraddizioni che non si archivieranno con il 28 di marzo. Anzi, ammettiamo per un istante che i sondaggi dicono una cosa vera, cioè che la Lega prende più voti del Popolo della Libertà. Questa roba qui di contraddizioni ne aprirà anche di più. Perché se alla fine lo scenario di queste elezioni è che la maggioranza delle regioni le vince il centro-sinistra, cosa che è possibile, e in quelle che vince il centrodestra vince un altro, questa roba qui non è che è priva di conseguenze nella politica, è chiaro. E quindi io dico che la nostra battaglia è una battaglia che oggi è una battaglia per chiedere alla maggior numero di cittadini del Veneto un voto, ma la nostra battaglia è un investimento che va oltre il voto, perché la battaglia qui per modificare i rapporti di forza non si misura soltanto nelle elezioni e nelle prossime due settimane. E io penso che noi dobbiamo attrezzarci a fare fino in fondo la campagna elettorale per acquisire quanto più consenso possibile adesso, sapendo che, come dire, la battaglia per aprire una prospettiva nuova al Veneto e nel nord continua e va al di là del 28 di marzo. Essendo anche consapevole di una responsabilità nazionale che abbiamo. Quando dico responsabilità nazionale mi riferisco a questo fatto: io sono convinto che chi ha l'ambizione di governare l'Italia ha il dovere di avere l'ambizione di governare i punti forti del paese, e questo significa che noi non ci possiamo rassegnare neanche per un istante a pensare che la Lombardia e il Veneto siano regalati per sempre alle forze conservatrici e alla destra. Anche perché nella Lombardia e nel Veneto, oggi e ieri, noi abbiamo governato tanti territori, tante realtà, e siamo impegnati in questo momento in una campagna elettorale a Venezia, in una città che esce da un'amministrazione di centrosinistra, e chiediamo un voto perché l'amministrazione di centrosinistra continui e che intorno a Orsoni si realizzi un consenso che consenta al centrosinistra di dare continuità all'azione amministrativa e di governo di una grande città del nord. No, così come da Padova alla provincia di Rovigo a tante altre realtà nel nord noi governiamo. Anche questa idea che il nord è tutto a destra è un'idea, come dire, è una rappresentazione che la destra ha venduto, ma che non è vera, che nel nord la destra abbia un radicamento come dire ampio e significativo è vero. Dopodiché il Piemonte, che è stato governato fino oggi dal centro-sinistra, ci auguriamo che sia, non sta sotto il Garigliano, la Liguria non sta nello stretto di Messina, così come il Trentino Alto Adige o la provincia di Trieste o la città di Padova o la provincia di Rovigo o la città di Cremona o la città di Mantova e le province di Mantova e via di questo passo. Semmai il problema è che nel nord la società del nord è più selettiva e più rigorosa nel giudicare i partiti per tante ragioni, questo sì. Semmai il problema è fare i conti fino in fondo con una questione settentrionale che ha un suo specifico. E se noi vogliamo vincere il nord è chiaro che dobbiamo fino in fondo fare i conti con la questione settentrionale. La questione settentrionale sono questioni che hanno un rilievo nazionale ma che qui hanno un impatto più grande perché si manifestano in modo più acuto. Il 70% del gettito fiscale italiano è devoluto nelle regioni del nord o del centro-nord, cioè Marche e Toscana compresa. Si capisce perché qui il tema fiscale sia più sentito. Il 70% dei lavoratori autonomi di questo paese ancora una volta sta nelle regioni del centro-nord e si capisce dunque perché le domande e le aspettative di questa parte del sistema produttivo qui abbia un'incidenza maggiore. Il 75% delle esportazioni italiane esce dalle regioni del centro-nord, anzi più del 55% solo dal Lombardo-Veneto. E questo che cosa comporta? Comporta che qui c'è una società che ogni giorno misura quello che trova fuori nel mondo dove va a portare i suoi prodotti con quello che trova in casa, e ogni volta che trova in casa delle cose che funzionano meno bene rispetto a quello che trova fuori è più sensibile, è più reattivo. Qui per ragioni evidenti di sviluppo c'è la necessità di un'intelaiatura infrastrutturale
che sia capace di modernizzarsi continuamente, e quindi il tema è sentito di più. Qui già